Ci costa 49.800 euro la nuova sede IMS di Agropoli, più di ogni altro immobile preso in fitto dal Comune e quanto denunciato attraverso un post del consigliere di minoranza del Comune di Agropoli, Consolato Caccamo. Ma cosa c'è che non va? Che come da me denunciato in consiglio comunale, la sede indicata non rispettava i requisiti minimi richiesti dal bando, 500 metri quadri su massimo due livelli, spiega il consigliere. Fui rassicurato che non era così, ma ad ogni buon conto chiesi la Trasmissione delle planimetrie. Ebbene, dopo sollecite insistenze mi sono arrivate e il risponso è 467 metri quadri lordi, comprese scale, ballatoi e mura perimetrali, di cui più di metà destinate ad archivio deposito e locali seminterrati, continua Caccamo. A questo punto sarebbe doveroso chiedere quantomeno una rivisitazione del canone pattuito ed adeguarlo a quello che è il reale prezzo di mercato. In alternativa, in compensazione ho chiesto di acquisire dalla proprietà a parità di canone, altra unità immobiliare da destinare a usi sociali o di solidarietà. Così, alla luce di codeste considerazioni, il consigliere Caccamo chiede all'assessore Arramo di voler essere promotore di una mozione di rivisitazione del canone pattuito o, in alternativa, volendo rimanere il canone inalterato, richiedere di voler destinare a parità di fitto un ulteriore immobile della stessa proprietà da destinare a scopi sociali e di solidarietà. Inoltre Caccamo fa richiesta al funzionario Responsabile, di voler rivisitare gli atti di tutta la procedura e promuovere un'azione di autotutela che eviterebbe all'ente ogni futura azione di rivalsa giudiziaria anche da parte di terzi.